Salve a tutti, vi parla Unicorno007. Questa è l'inizio di una serie molto strana perché vi farò vedere come installare mappe, mod su Minecraft, mappe su Slender e molti altri giochi per PC. Comunque, oggi si parlerà della mod Backpack Mod Installer for Minecraft. Allora, oggi mi affido a SkyDaz, ma non sarà sempre così perché c'è già un installer gratuito. E vabbè, qui potete vedere due video che vi mostreranno come funziona, però qui ci sono le istruzioni come si fa a installarlo. E ad esempio clicco qua su downloadhere.exe, dopo che ho letto tutto ovviamente, e inizia il download. Come vedete molto veloce, 10 secondi ma anche. Ah, adesso è partita la traduzione, perfetto, dopo un'ora che l'ho chiesta. Ah, mamma mia. E niente. Come vedete, infatti adesso ha già finito e si apre l'installer. Ok, e si clicca su esegui. Muoviti. Scarica uno dei seguenti programmi di installazione. Come vedete, ecco, infatti, eccolo qui il programma di installazione, dove nell'inventario si possono... Cos'è? Sì. Dove nell'inventario si possono avere anche degli zaini, dove se poi dopo volete l'occhio di Ender dentro lo zaino lo potete spostare. E se ho capito bene, anche quando voi magari morite, lo zaino rimane lì all'infinito, cioè dopo quando torni a prenderlo finalmente non perdi tutte le cose come al solito, eccetera eccetera. Vabbè, backup Minecraft, all'inizio dovete fare un backup che vi farà automaticamente il programma. Ok, vi richiamo quando ho finito. Pausa. Rieccoci qui tra noi e come vedete, allora Merry Christmas, perché questa è la puntata di Natale, mi ero dimenticato, anche il treno ve lo augura. E come vedete la mod è stata installata insieme anche a una Cutter Pack, la Forge Mod Loader, la Minecraft Forge e ovviamente la Backpack. E adesso noi iniziamo creando un nuovo mondo in modalità creativa, vabbè, soltanto per adesso. Sempre il mondo 1, anzi no, dai, facciamo casaccio. Creiamo questo nuovo mondo. Muoviti. Muoviti. Dai. Ok. E come forse avrete già visto altri video, questa backpack ti permette di creare uno zainetto dove infatti potete mettere dentro le cose. Una cosa molto utile, se siete in giro, avete l'inventario pieno, potete crearlo. Ed è molto facile, cioè ad esempio si usano 8 di pelle per creare una zainetto normale che poi si può anche colorare. Fa a mo' di hash, come il mio detto suggerisce. Metto un attimo in pausa finché non viene generato un mondo, scusate con queste pause e cose. Vabbè. Rieccoci qui tra noi. E adesso Minecraft lagga un po' solo perché questo è pesante. Oh mamma. Ah, non è vero, sono in creativa, giusto? E quindi adesso vi faccio vedere il backpack. Come vedete ci sono, allora, quello normale, che sono tutti colorati, e poi ci sono i big e l'ender. Allora, in pratica, quello normale è semplice, adesso ve lo dimostro. Cioè, io questo lo apro, come vedete questo è il mio inventario, questo è il black backpack, dove io ci posso mettere l'altro, quello che volete. Mentre quello grande è come se fosse, sapete le casse, no? Cioè se ne mettete una sola in pratica c'è poco spazio, mentre se ne mettete due lo spazio raddoppia. E infatti è la stessa teoria delle casse, cioè vedete ci possono mettere molte più cose. Mentre per l'Ender Backpack sinceramente non ho ancora capito bene come funziona, cosa è successo. Ho sbagliato, scusatemi. L'Ender Backpack. Quindi credo che se mettiamo dentro, ok, andiamo dove c'è l'End, lasciamo il boh, non ho ancora capito bene come funzioni, però comunque lo si scoprirà quando si troverà l'End. Adesso è una cosa un po' impossibile da fare perché ci metterei troppo tempo e non vorrei allungare troppo il mio video. Quindi grazie per avermi seguito, era una cosa molto semplice.
Niente, continuate a seguire questa serie, grazie comunque ancora, arrivederci. Bye bye.